obiettivo raggiunto e la pioggia non ha fermato i padovani. Il concerto di Capodanno in Piazza Insurrezione ha raggiunto la capienza massima, circa 7.000 persone, anche con il maltempo, con il conto alla rovescia, celebrato sul palco dall'assessore Antonio Bressa e dal cantante Francesco Gabbani. È la prova che il luogo funziona, che può diventare un punto di riferimento per gli eventi della città e che intanto, in parallelo, può continuare anche il dibattito sull'abolizione del parcheggio per liberare definitivamente la piazza dalle auto. Francesco Gabbani, l'artista che ha animato la piazza con le sue canzoni di successo, ha mostrato subito di avere feeling con i padovani per un'ora e mezzo di musica e allegria, ripercorsi tutti i principali successi del cantante 42enne di Carrara, vincitore per due volte del Festival di Sanremo. Tracciata dal comune la strada per il futuro, investire cioè nei concerti di fine anno anche nei prossimi anni e non negli spettacoli pirotecnici che si svolgevano in Prato della Valle, concerti completamente gratuiti, supportati dalle aziende municipalizzate e resi possibili grazie al servizio di vigilanza, ai volontari della protezione civile, al personale sanitario e alle forze dell'ordine, in questo caso con 100 uomini in campo.